E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar e eccoci con un nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot dedicato alle quest secondarie. Oggi affronteremo la strana coppia e per farlo dobbiamo recarci a casa di Goku e andare a parlare con gli Hammer, però attenzione, dobbiamo farlo nei panni di Junior, quindi dal gruppo scambiamoci, selezioniamo Junior e andiamo a parlare con gli Hammer. Che posso fare? Che problemi ha? Potrebbe andare, piace anche a Gohan. Ehi là. Ah, tu piccolo? No. Che posso fare per te? Non fraintendermi, parlavi a voce così alta che non potevo ignorarti. Oh, scusa tanto. Ancora, perché diavolo è così preoccupato? Prima gli ho sentito pronunciare il nome di Gohan, magari ha qualcosa a che fare con lui. Lo stregone del toro sembra turbato, forse ha qualcosa che ha a che fare con Gohan. Prova a strappargli qualche informazione. Krillin non può essere nel tuo gruppo. Oi. Si può sapere che cosa che ti preoccupa tanto? Non no. Niente, non farci caso, Junior. Hai qualche problema? No, assolutamente no. Non vuole proprio parlare, non mi resta che continuare ad aspettare. Che situazione imbarazzante. Stavo solo pensando a cosa mangiare e adesso mi trovo faccia a faccia con Junior. Che sguardo regellante. So che non è malvagio, ma fa comunque paura. No, non devo farmi intimidire. Posso farcela, se rimango zitto e buono, prima o poi se ne andrà. Oh, mi sta facendo venire i brividi. Se continui a guardarmi in quel modo, finirò per dirgli tutto. Ma se dico che mi stavo preoccupando di una cosa insignificante come la cena, si arrabbierà e magari mi farà fuori. Devo pensare a qualcos'altro. Ci sono. Senti, piccolo Junior, il fatto è che ho un grosso debito di gratitudine con il maestro Muten e vorrei fargli un regalo. Dundo. Però non ho idea di cosa comprarli. Tu cosa mi consiglieresti? Nani? Perché lo chiedi a me? Che allora non aveva niente a che fare con Gohan. Accidenti, non ha funzionato. Però non devo arrendermi. Non pensi che sia più utile chiederlo a un terrestre piuttosto che a un nammecciano? Non ha tutti i torti. Di tutte le domande che potevo fargli... Io? In realtà avrei voluto chiederlo a Goku, ma lui non c'è così. Beh, sai, è morto Goku. Non hai altri amici a parte Goku? No. Veramente no. Oh... L'atmosfera è diventata ancora più pesante. Che faccio adesso? Yoshi. Senti. Non no. Che cosa? Potresti chiedere a Krillin, visto che vivi insieme al maestro Muten, magari può aiutarti. Hai ragione. Ciononostante, per qualche motivo che non capisco, l'hai voluto chiedere a me. Soda. Ah, beh, mi interessava conoscere anche la tua opinione, tutto qua. Non è esattamente vero, ma lasciamo perdere. Visto che non hai idea di dove sia finito Gohan, tanto vale approfondire questa storia. Ho capito, andrò a chiederlo direttamente io. Non. Davvero? Ah. Aspetta qui. Che situazione imbarazzante. Ok, raggiungiamo la Kame House. E in pratica, ragazzi, dovremo solo sconfiggere Krillin. Yeah. Ciao, piccolo. È strano vederti qui alla Kame House. Ho una domanda da farti. A me? Lo stregone del toro vuole fare un regalo al maestro Muten. Cosa gli consiglieresti? Cosa? Lo stregone del toro? Come mai ha mandato te a chiederlo? Non mi va di stare a spiegare tutto e ne sarebbe anche il caso, Junior. Io? È complicato, non capiresti. Ah, va bene. Vediamo. Una cosa che farebbe sicuramente felice il maestro Muten è ricevere un'altra rivista per la sua collezione. Poi. Di che stai parlando? Il maestro adora collezionare riviste, Ose specialmente, quelle con un bel paginone centrale. Ose, paginone, spiegati meglio. È una grande foto piegata nella rivista, sai come si dice, quando qualcosa è nascosto è più stuzzicante. Continua a dire cose incomprensibili. Non importa, pensi di potermi procurare una di queste riviste? Io non capisco niente di gusti umani in fatto di fotografie. Certo, lo farò appena finito l'allenamento, ti dispiace aspettare un po'? Idaro. Non c'è problema, ma non mi va di stare con le mani in mano. Potrei aiutarti. Davvero? Soda. Certo, scommetto che persino tu lottando con me impareresti qualcosa. Non potrei chiedere di meglio. Bene, allora fatti sotto.
Facciamo il culo a Krilli e otteniamo la nostra rivista. Sei troppo forte per me, piccolo. Beh, voglio dire, avevi dubbi, Krilli. Come promesso, andrò a prenderti quella rivista. Aspettami qui. E ho ottenuto riviste da donna. Ecco qua, in realtà è mia, ma non l'ho ancora neppure aperta. Di sicuro il maestro Mutel farà i salti di gioia vedendola. Non riesco a capire il motivo, ma ti ringrazio. Ora devo solo tornare dallo stregone del toro. Me l'ha data Krilli, in persona. Vediamo. Hai consigliato riviste da donne a stregone del toro. Però niente male. Bellissimo. Krilli la s'allunga. Che ne dici? Sono certo che l'apprezzerà moltissimo. Non ci avrei mai pensato. Sono felice di averlo chiesto aiuto a te, piccolo. Grazie. Davvero niente male, lo ammetto. Si può sapere che cos'è questo baccano? Attenzione, sgamato dalla figlia. Non è come pensi, un regalo per il maestro Mutten. Come ti è venuto in mente di fargli un regalo così inappropriato? E comunque la stavi sfogliando, non negarlo. Beh, se la metti su questo piano... Grazie di sempre voi da Aragorn, stavolta l'hai fatta davvero grossa, papà. Calmati, Kiki, perdonami. Che ne diresti se ti portassi qualche tesoro del castello? Niente da fare, stavolta non te la caverai così a buon mercato. Che poi, tra l'altro, lui è talmente ricco, non capisco perché Goku e famiglia vivono in questa casetta. Non sono riuscito a capire che succede a Gon, ma credo sia meglio andarsene. Non ho voglia di scoprire come finisce questa storia. E anche questa quest secondaria l'abbiamo portata a termine. Come sempre, ragazzi, io vi invito a mettermi like, a commentare se vi va e a condividere il video. Abbiamo anche ottenuto l'emblema del toro, quindi che cosa vogliamo di più? Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video. Mi raccomando, stay tuned. Ciao, voglio!